Quindi quando ho fatto quella nomination, Attilio, pensavo veramente che tu mi rispondessi con la stessa ironia. Non è che, oltretutto, il far rumore con le ciabatte era una cosa, perché è anche vera, un po' fastidiosa, eccetera. Il fatto che io possa essere una rompina, io come vedi mi sveglio la mattina e fino a che non prendo il caffè non parlo con nessuno. E di solito sono anche una tra le prime, come te, tante volte mi alzo prima di te, eccetera. Posso rompere l'anima davanti al secchiaio, come dice Charlie, per il disordine, però credo di non averti mai rotto l'anima, insomma. Spero che adesso tu abbia capito che la mia intenzione non era volerti del male, anche perché non potrei dire neanche che sei una persona che mi sta antipatica, che non ti sopporto, che abbiamo un carattere, non parliamo molto. Io ti ho fatto anche un piccolo appunto, ho detto io ho chiesto di te e mi ha fatto molto piacere, mi ha riempito il cuore scoprire anche quando mi ha raccontato, anche se la raccontavi ad altri, ma c'ero anch'io, la tua storia con la tua stupenda donna, eccetera. Ti ho detto anche, a me non mi hai chiesto niente, magari dovremmo conoscerci un pochino meglio. Attilio. Allora, tutto vero, Patrizia questa sera ha detto tutte cose che condivido al 100%, ovviamente Patrizia non è un imbecille per nessuna Grazie. Ragione, consentite anche a me di avere un momento certo. di nervosismo particolare certo. come quella sera. È una bella donna, una donna intelligente, una donna di successo, imbecille non lo è.